Mercoledì 24 luglio, mercoledì della sedicesima settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Forse ci siamo già chiesti tante volte che tipo di terreno siamo, se ci sentiamo superficiali come il terreno sassoso, distratti come i rovi, o fertili come il terreno buono. E anche se spesso ci scontriamo con i nostri limiti, in fondo tutti vorremmo essere un terreno che sa dare frutto, anche solo un pochino, almeno una piccola percentuale. Ma cosa può renderci terreno buono? Forse la disponibilità ad accogliere la semina. Come il seme gettato, infatti, la parola di Dio ci viene offerta quotidianamente, con lo stile calmo e sereno del seminatore, che non teme di spargere i suoi semi anche nei luoghi più impensabili. Buono è, allora, quel terreno che lascia al seme la possibilità di attecchire. Buono è quel cuore disposto a mettersi in ascolto. Chiediamoci a cosa prestiamo la nostra attenzione, cosa penetra profondamente nel nostro cuore, cosa, in definitiva, merita il nostro ascolto ogni giorno. Tra tanti stimoli, chiacchiere, messaggi, tormentoni estivi, dove arriva la parola di Dio? Quanto spazio le diamo? Fermiamoci accanto a Gesù come la folla in riva al mare. Impariamo semplicemente a perdere tempo con Lui, come Lui spreca per noi il seme della Sua parola. Lasciamo entrare il seme perché sprigioni in noi frutti di bellezza. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della Parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.